Una prova senza alcun dubbio deludente, ma le assenze hanno pesato. La premessa è d'obbligo. Il lavoro di Pillon rimane estremamente positivo. Dopo la sosta però servirà altro. Di certo col recupero di giocatori importanti come Brugman e Mancuso, senza dimenticare Campagnaro, una mentalità più propositiva. Anche col Cosenza, che rimane una buonissima squadra, ma non è il Cittadella, l'11 biancazzurro ha assunto da subito un atteggiamento troppo remissivo e timoroso. Perché mai? Senza neanche la necessaria, imprescindibile cattiveria agonistica. È qui che bisognerebbe cercare di compiere il salto di qualità. Se l'avversario di turno non ti concede la profondità, cosa che accade da tempo, il Pescara diventa prevedibile. Per Rotta, terzino sinistro, è apparsa una mossa sostanzialmente conservativa. Il classe 94 ha fatto la sua parte anche in modo diligente, ma ormai da anni è un centrale. Purtuttavia il grigiore è stato generale. Balzano al rientro non ha inciso come avrebbe dovuto. Insolitamente svagato Gravillon. Il francese ci ha abituato a ben altre prove. L'infortunio di Fiorillo può capitare. Resta tra i primi, se non il più bravo della categoria. Antonucci impalpabile, Marras spento. Monachello ha cercato di darsi da fare, ma specie nel primo tempo, in assenza di idee e col baricentro troppo basso, è stato abbandonato al suo triste destino nella morsa dei tre centrali di difesa calabresi. La verve di Memuscia e Crecco, più utile sulla fascia mancina nel 4-4-2 di inizio secondo tempo, non è bastata. Bene Scognamiglio, ma non è una novità. E poi Bellini, bella sorpresa. Buon impatto col Cittadella, ancora meglio al cospetto del Cosenza, punta di struttura che manca in organico, utile per la giocata aerea e capace nei momenti di difficoltà di far salire la squadra. Di certo l'uruguaiano può offrire alternative alla manovra d'attacco, a patto però che la mentalità sia più propositiva. In fondo, a questo punto del torneo, soprattutto senza alcuna pressione, tentar non nuoce.